questo è il contratto di edizione di Rosso Gradilone. Questo è un instant book, quindi un libro istantaneo, traduciamo un libro, no, adesso lasciamo perdere. Allora, un libro istantaneo, il libro istantaneo che viene presentato un anno dopo, che libro istantaneo è? Cominciamo da questa riflessione sul tempo e sulla pubblicazione. È un libro istantaneo comunque, perché? Perché la potenza del libro istantaneo, al di là delle vendite immediate, perché sull'onda di una notizia la gente, il pubblico, si avventerebbe in altri casi al botteghino di qualunque libreria, anche se non si chiama botteghino ma cassa, e lo comprerebbe. Nel nostro caso ho scoperto, mi è stato rivelato da alcuni autori, che le copie che erano in libreria sono andate esaurite nel corso dell'anno, ma lo scopo non era senz'altro quello di prendere un momento per poter vendere qualcosa sull'onda di una notizia e di un'emozione, ma era quello di prendere un momento per rappresentarlo come sa fare la scrittura. È per elogiare i presenti, perché quelli che sono presenti dopo un anno difficile sono qui a presentare il loro libro. Ritmicamente, per ogni mio respiro, nel mezzo si creava una bolla d'aria che, una volta arrivata alle narici come una cartina tornasole, mi segnalava in quale fase si trovasse la mia digestione. Avendo appena pranzato, profumava ancora dell'odore pungente del pesto con aglio dei maccheroni. All'inizio, devo ammetterlo, tutto questo mi creava un senso di claustrofobia. Poi ti ci abitui e arrivi al punto di dimenticarti che la indossi. Puoi toglierla? Disse lei, indicandosi la bocca. Certo, risposi passandola sul tormento. Dicevo che è bellissimo il colore, anche se non l'avrei mai raccolto da terra. In effetti, di riflesso lo gettai, estraendo subito il gel dalle tasche per sanificare le mani. I due cani, una volta incrociati gli sguardi, si corsero incontro, catapultando anche noi nel mezzo del manto erboso. Un loro francese dice. Esatto. Com'è? Ma diciamo che è uno di quegli animali che mi piacciono. E se lo puoi descrivere? È un po' tutto grinzoso, un po' non aggraziato, diciamo, un respiro affannoso. Partendo dalla finestra per arrivare alla coperta, ai lacci della scarpa, alla maniglia del cassettone antico, fino all'imbarcatura del parquet. Nessuna voglia di alzarsi, né di muoversi, solo guardare. Si volta verso il cellulare per vedere l'ora, le 9:48. Porta la mano dietro la nuca, massaggiandola leggermente per far passare il dolore al collo. Sospira e decide. Si gira sul fianco e appoggia i piedi a terra cercando il verso delle ciabatte per infilarle. Scende i gradini di legno sino al pian terreno, dischiude lo sportello dello scolapiatti sopra il lavello e prende i 3 pezzi in alluminio della moka. Apre il barattolo del caffè, riempie il filtro e posa la caffettiera sul piano cottura. Poi accende il fornello. Sono quei momenti in cui si è soli e non si ricevono nemmeno delle telefonate. La telefonata che vorresti arrivasse non arriva mai. E arriva quella del fratello, della madre. Quindi si è isolati e si fanno queste cose che hanno una lentezza incredibile. Un giorno dura un anno. Però la stessa cosa l'ho riportata su quello che era l'isolamento che c'era stato all'inizio della pandemia. Sì, anche perché esiste proprio un dettaglio che è quello del biglietto. Quindi è un isolamento di qualcuno che è isolato perché è arrivato dalla Cina. Siamo alle origini della. Cioè, non sono ancora coinvolti tutti in questo. No, quindi, però non ha nessuno che neanche va a portargli la spesa, il pane. Sì, perché non erano ancora allenati. È una soleggiata giornata di aprile. Osservo dall'altro lato della strada un complesso di case a schiera con giardinetto.
In uno dei giardinetti, un giovane seduto sta lavorando al computer. Mi pare una faccia nuova. Prima si era talmente presi dalla frenesia degli impegni quotidiani che quasi non facevi caso a chi ti abitava vicino. Ora che la capacità di movimento è fortemente limitata, hai più tempo e modo di dedicarti ai particolari. Noto pure che il ragazzo ha nel suo giardino alcuni cartoni ripiegati, diversi fogli bianchi e alcune latte di vernice con sopra la scritta colore rosso gradilone. Diciamo, queste citazioni sono materiale per arricchire il capitolo del tuo scritto o sono un'esigenza di abbracciare l'universo della cultura che tu contendi? Prego. Mette forse anche attingere alle proprie esperienze, alle proprie condizioni, anche come per arricchire la propria scrittura. Del resto perché per me la scrittura è anche un modo per dare espressione alle esperienze che vivo, alle condizioni che acquisisco. Giusto, giusto. E tu hai particolarmente notato nella tua scrittura, non solo in questo capitolo, ma anche in altri, ami i dialoghi, ti esprimi molto con i dialoghi. Qui invece hai voluto trasporre i dialoghi in una forma estrema, quella della scrittura. Appunto, no? Cosa si dice? Nasce prima l'uovo o la gallina? Ecco, non è il primo corso di scrittura che faccio. Nel primo corso di scrittura creativa che ho fatto, alla fine hanno tentato di tutti i corsisti. La docente aveva concluso il corso facendo una lettura di un brano di Daniel Fernac, nel quale si diceva che appunto ciò che distingue l'uomo dagli animali è appunto il dono della parola. E come dire, questo è come dire, intendo dare anche una specie di passaggio. Insomma, la parola prima di tutto la esprimiamo attraverso il dialogo. Gianni camminava avanti e indietro per il suo studio. La sua collega Caterina non la vedeva da 2 settimane, Beatrice invece si era direttamente trasferita nella sua seconda casa, nelle Marche. E lui? No, lui non mollava. Non si può passare da lavorare tutti i santi giorni, compresi sabati e domeniche, a stare a casa tutto il tempo, da un momento all'altro. Marciava avanti e indietro per il corridoio, passando in fila le stanze vuote. Gli piaceva camminare mentre era al telefono, su e giù. Le sue colleghe lo prendevano in giro dicendo che aveva fatto un solco nel corridoio. Si lamentavano ridendo e dicevano che era invadente perché entrava spesso anche nelle loro stanze. A lui piaceva che gli dicessero in quel modo scherzoso che era invadente. Si era fatto la fama di lavoratore infaticabile, che non era solo una nomea, visto che di fatto lavorava 6 o 7 giorni su 7 e non faceva una vacanza dall'anno in cui aveva passato l'esame di avvocato. Ma a lui questo fatto non pesava, anzi andava fiero del suo ritmo, solo che ormai non c'era più nessuno a constatarlo, rimanevano lui i faldoni, i fascicoli, gli atti di citazione in potenza che al momento, con il tribunale che aveva sospeso ogni attività ordinaria, restavano nella tastiera insieme ai sogni di fatturazione. Forse, diciamo, un commento che mi viene fatto che rispetto a questo racconto, no, che mi è molto piaciuto, è l'umanità del personaggio. E questo mi interessa molto, cioè, mi fa piacere, insomma, se a te hanno dato un messaggio con questo avviso, con questo scritto, perché sì, in effetti le relazioni, l'umanità, diciamo, è quello che mi interessa di più. Ma forse il rosso gradilone, perché appunto essendo cioè l'ambiente non ha inciso così tanto sulla storia, cioè che sarebbe accaduta comunque, no? Un po' magari senso un po' di solitudine che lui aveva, su questo è inciso, però. Sì, è venuto più facile inserirlo, il rosso gradinone forse meno, è venuto rosso che entra,
Però insomma stavo pensando anche quando l'ha chiesto prima, forse cioè, il patrono è significativo perché è sul biglietto, no? Quindi è il momento in cui lui se ne ricorda. Mi alzo presto, mi infilo le scarpe e vado a correre, sì, che poi cammino veloce. Faccio il giro dei ponti respirando un mix di aria pura, brioche dei vari baretti e smog. Ieri ho letto una frase del Dalai Lama che non mi abbandona. Credo che l'unica religione sia avere un cuore buono. Io sono per metà religiosa, infatti mio padre è un prete. Don Mario, all'età di 30 anni, partì per il primo raduno della Giornata Mondiale della Gioventù dell'86 a Roma. Lì si ubriacò, forse a causa di un momento di poca fede, ed ebbe una notte, diciamo, brava, anche se mia madre dice che non è poi stato un granché con Maddalena, mia mamma, che all'epoca era cameriera al bar Il Maritozzo. Io sono cresciuta in questa piccola città dove ci siamo trasferiti appena Maddalena ha scoperto dove lui esercitava. Voleva che abitassimo qui, ma in silenzio. Ti viene naturale o è un esercizio? Assolutamente naturale. Non faccio nessuna fatica. Faccio più fatica a fare altro. La descrizione della città, ad esempio, perché noi possiamo benissimo riconoscere dalla teleferica inutilizzata, ci porta verso Fonnegut, però nella semplicità come viene descritto qualcosa guardandolo fuori, però dall'altra parte abbiamo Calvino e Marco Valdo nella provincialità dei personaggi e nella meschinità però guardata con affetto di questi personaggi. Ci parli dei cani su Ellen e J.R.? Abbiamo cominciato con Holden e arriviamo a J.R. Ma non lo so, è una cosa che mi sono un po' immaginata, cioè questa signora anziana con questi cani orridi, piccolini, fastidiosi, con due nomi particolari, insomma, e niente, è venuta così, non so, ma delle telenovele che guardava mia nonna, cioè tutta una cosa un po' così. Una scrittrice, lei è una scrittrice che conto che leggeremo ancora in qualche altro libro, davvero, è un augurio che ti faccio, che forse sarà una persecuzione che ti faccio, ma lei è una scrittrice che in quanto tale però deve ancora imparare a descrivere la propria scrittura, le viene più naturale scrivere che parlarne, e poi d'altronde è la prima presentazione di un libro che fai e quindi ti capisco, dovevi farla l'anno scorso, dovevamo farne Ero due, molto più preparata l'anno scorso. ma ormai è strappato e sebbene io avessi l'impulso a strappare tutte le copertine, anche perché l'autore della copertina è un pittore, Carlo Alfonsi, che è un altro degli autori assenti. Avanzavano lenti, grandi cartelli minacciosi, attenti militari sigillati. Ovunque quel segno, quel colore, un rosso intenso, ipnotico, imperante, il rosso gradilone. Il dottor Pepe, sguardo perso in lontananza, scuote la testa perplesso. Da qualche giorno l'umore sta gradualmente peggiorando. Bollettini sanitari, comunicati stampa, messaggi del leader, tutto spinge verso il disastro. Il convoglio si ferma, comincia la zona di quarantena, cordoni rossi, nervosi soldati armati, un ufficiale attende, alto, sull'attenti, ermetico. La lettera scarlatta brilla sul petto. Benvenuti, dottori, vi stavamo aspettando. Il gruppo entra in una sala sterile, si spoglia. Viene sanificato a fondo, molto a fondo. Un'altra porta si apre, le tute. Appena un sospetto che siano state usate nell'ultimo allunaggio, ed eccoli pronti. Un altro militare aspetta, anche lui pronto per l'Apollo 11. Un esame attento, controllo delle autorizzazioni, il sigillo rosso si avvicina. Chiude il gruppo. Un dottore armato di lanciafiamme caricato a napalm e tubi. Quel medico sono io. Grazie.
Io sapevo di che colore era e ce l'avrete in mente perché in qualche misura i nostri autori sono riusciti a darvi, a trasmettervi l'idea di questo colore immaginario, eppure commerciale.